una voce umana comincia a risuonare, risuona, risuona ancora e cessa. Ora è silenzio, e quel suono vocale è passato e non è più. Confesso, Signore, che ancora non lo so cosa sia il tempo. E ancora ti confesso, Signore, che so di fare questo discorso nel tempo. Che significa oggi? L'eternità. È il tempo, per così dire, materializzato, il tempo divenuto quantità a causa di un dispiegamento nello spazio. Che cos'è il tempo? Chi ce ne darà una definizione breve e facile? Sembra che questi oggetti, da me continuamente percepiti, che senza posa si dipingono nel mio spirito, abbiano finito per prendermi qualcosa della mia esistenza cosciente. Nel futuro, nel passato esistono. E non si tratta di una mera illusione. Questa è la pienezza dei tempi. Quando il tempo fu compiuto, la grazia nacque. Quando è compiuto il tempo? Quando non v'è più tempo. Dai, basta tecnologia, no tecnologia. Sì, mi voglio proprio staccare. Allora, cosa volete? Nella penombra vi vedo io. Eccolo. Allora. Sì, ho tutto il segreto, il muretto, vedete che non ha visto un po'. Concentriamo il cielo, ragazzi. Mi metto per terra. Benvenuti a questa prima, in questa fantastica campagna. Godetevi lo spettacolo.